nel tuo libro c'è una fortissima componente di lotta generazionale. Noi giovani, qui ed ora, secondo te, la stiamo combattendo abbastanza questa lotta? Il mondo criminale anticipa sempre le dinamiche che poi il mondo, diciamo, legale incontra o matura più tardi. Quello che comprendi guardando queste dinamiche non è tanto il conflitto tra vecchi e giovani, anche la parola vecchio la detesto, ma è l'impossibilità di realizzarsi. Tutto sembra impossibile, dalla città di New York dove puoi aprirti un locale online, all'Italia dove anche se vai fisicamente, anche se ti tagli un braccio, un locale lo apri se ne conosci qualcuno, se no hai voglia di aspettare le carte, no? È tutto per rapporti e mai per diritto e capacità. E non si parla, o se ne parla male o di lato. Per cui quando ci sono rappresentazioni del nostro paese in grado di raccontare queste ferite, troverete sempre una parte politica che dirà esagerato, bugia, ci sputtane di fronte al mondo, difami, infanghi, oppure gufo, come mi è stato detto qualche tempo fa. No? Invece raccontare la ferita significa provare a guarirla, dannazione. Provare a capire che non c'è possibilità di legalità se non conviene essere corretti. Non semplicemente se non si vuole, quello è morale e volontà, benissimo, ma deve essere anche conveniente. È sconveniente essere criminale. Questo dannato paese non ci fa realizzare. E allora lì diventa un conflitto generazionale. Cioè a un certo punto c'è una parte di paese che ha ottenuto qualcosa, persino nel mondo criminale, e non vuole o non può condividerlo, perché se la deve tenere, ognuno armato contro l'altro, che si deve tenere quello che si ha. E guardate che la battaglia Ius Soli è proprio questa. La politica sta facendo finta, perché lo sa che è una balla, di dire agli elettori vi stiamo salvando dall'invasione, che non c'è. Bugia, non c'è alcuna invasione. Semmai ci sono delle loro incapacità di gestire i flussi.